I think you all know the character of Balotelli. But, me and Mario was a good friend when he was in England. We were just playing a five-side competition, and he was losing because his man was always scoring. So I just said to him, Mario, you have to run. And he said something in Italian, not so nice. And then we just had a little bit of argument, but after that it was finished. He was a good guy. And what do you think about the Liverpool choice for him? It's a very good choice. They don't have too many strikers there, so I think he'll have an opportunity to play. He'll play with my good friend Daniel Sturridge. Could make a good partnership there. But the fans in England really love him. I'm sure the Liverpool fans will take to him well, because off the field sometimes he's a little bit, but on the field he's a very good player, one of the most talented players that I've played with, so hopefully he will do well there. Bene, allora, sapete, conoscete tutti un po' qual è il temperamento di Mario Balotelli. Noi siamo buoni amici e questo episodio sì, è successo quando giocavamo una partita di calcetto 5 contro 5 e la sua squadra stava perdendo. E quindi, insomma, è andato da lui e gli ho detto: Oh Mario, ma devi vincerla questa. E lui mi ha risposto, mi ha detto qualcosa in Italia, dice: ci siamo un po' azzuffati, però è finita lì, ecco, comunque siamo sempre stati dei grandi amici. E per quanto riguarda il Liverpool, credo che per Balotelli sia stata un'ottima mossa, un ottimo trasferimento, un'ottima scelta, perché lì avrà l'opportunità di giocare con altri attaccanti molto forti, tra cui il mio grande amico Sturridge. I tifosi inglesi amano molto Balotelli, un po' per come gioca, perché è vero, lo conosciamo quali sono i suoi atteggiamenti fuori dal campo, ma dentro al campo è fortissimo, è uno dei giocatori più bravi, uno dei giocatori più talentuosi che io abbia mai incontrato.